Gentili amici lettori di Campo di Fiori e quindi tutti coloro che su internet seguono la nostra rubrica di Radio Palcoscenico, ci troviamo al Teatro Manzoni, dove fino al 18 dicembre sarà in scena il Testimone di nozze, uno spettacolo molto divertente, uno spettacolo che comunque vede la partecipazione di quattro artisti teatrali, chiaramente che noi andiamo a conoscere quest'oggi e questa sera con le nostre telecamere anche. Innanzitutto io comincio a salutare Fabio Avaro, ho detto giusto? Sì, benissimo. Perfetto, Fabio, reduce dal vento di questa sera, anche lui, Sì. perché abbiamo un periodo un po' di gelo a Roma, comunque fa bene venire a teatro, anche perché così ci riscaldiamo un po', Bravissimo, sì. oltre a passare una serata divertente, perché qui si ride. Qui si ride, come sempre, commedia divertente, però mi permetto di dire che questa volta si ride con una commedia che lascia anche pensare, dà un messaggio anche importante sul tema sentimentale, sul tema, come l'ha detto il nostro regista, ha definito una commedia, Silvio Giordani l'ha definita una commedia di attuale emotività. Quindi già il commento lascia un po' pensare, intriga. Perché? Perché racconta la storia di una coppia, principalmente, questi proprietari di casa, quella casa che state vedendo dove vi stiamo, dalla quale vi stiamo parlando, che ospitano un'altra coppia formata da me e da Valentina Cretella, che tra poco conoscerete, e succede un po' di tutto, perché la coppia, ospite di casa si sta per sposare, ultra quarantenni. Che si stanno per sposare, anche qui una tematica abbastanza attuale perché oggigiorno sposarsi prima dei 40 anni sembra diventato quasi un tabù, è impossibile per mille motivi, da quello economico a tanti altri motivi, quindi anche questo molto attuale. E arriva questo testimone di nozze, per la prima volta ho l'onore di rappresentare il Esatto, titolo, di che è recitare il Fabio titolo. Amaro. Sono il testimone di nozze, io sono il titolo. Il titolo. Di cosa tratta questo testo molto divertente e quindi comunque che, come ha detto Fabio, ci farà anche un po' pensare. Noi, il pubblico numeroso che arriverà sicuramente si immedesimerà in queste E situazioni. chissà in quale personaggio si medesimerà poi. O Forse nel testimone, forse forse. in coloro che si sposano, forse in coloro che si sposano. Vai, Ma vai. andiamo a conoscere la quasi moglie che è Siddhartha Prestinari, che dopo un po' di tempo, insieme al suo uomo, decide di convolare a giuste nozze. Esattamente, 12 anni di convivenza, di un bellissimo rapporto, due persone molto mature, che hanno veramente un'intesa molto forte, decidono di affrontare il matrimonio, di celebrare questo rapporto fantastico. Solo che avviene una cosa un po' all'interno di questa scena, un po' fastidiosa, perché la nostra coppia in realtà si frequentava con un'altra coppia, come spesso succede, no? Tantissime famiglie. L'altra coppia però si sfascia, ci si lascia. E allora io sono estremamente irritata da Fabio Avaro, perché Fabio Avaro lascia la mia cara amica, Fabio Avaro, che interpreta il personaggio di Luca, lascia questa mia carissima amica che è Chiara. Quindi per 2 anni di silenzio, cosa avviene? Dopo questi 2 anni di silenzio, il mio futuro sposo decide di chiamare proprio Luca a fare da testimone. E questa cosa io già la trovo assolutamente assurda, perché dopo 2 anni di silenzio non vedo perché questa persona, che in qualche modo ha tradito la mia amica e anche la mia amicizia, debba, come dire, essere il testimone di un momento così importante. Non solo, vengo a scoprire che lui viene accompagnato da un'altra fidanzata, altra cosa che mi irrita, e per poi scoprire ancora che questa fidanzata ha già 20 anni, è una ragazzina. Quindi potete ben capire che gli ingredienti affinché una donna si irriti sono parecchi, sono tanti tanti. Bene, già cominciamo a capire che succederà qualcosa, non dico una mini guerra, però sicuramente qualcosa succederà. Insomma. Ed eccoci a Enzo Casertano che ritroviamo sui nostri microfoni e sulle nostre frequenze e quindi anche sulla nostra rivista. Enzo, bentornato. Quindi, Grazie, ecco, Enzo, grazie. praticamente Anche io l'altra. sono reduce dal vento di I capelli, stasera, scompiglia però mi i scompiate i capelli. In radio non si può vedere, però diciamo in Sì. TV sì. È lo stesso problema mio poi. Sì, un po' questo problema di Fabio Avaro, un po' il problema Di di tutti. tutti. Allora, parliamo di questo problema invece, di questo problema, di questo matrimonio che sta da fare. Allora. Sì, come già detto Siddhartha, noi dopo 12 anni di convivenza, di prova, decidiamo di sposarci. Il mio personaggio è Benny, che è un illustratore di libri per bambini, e quindi diciamo, un po' bambino lui, un po' così, sa, con la testa tra le nuvole. E in questa storia è l'unico, diciamo, un po' che sai, un po' più
non voglio ripetermi bambino, però un po' ignaro della situazione che si sta svolgendo attorno. Vede questa moglie molto nervosa per l'arrivo del mio amico storico, che è il testimone di nozze, e non si capisce perché, si capirà dopo perché. Questa è una commedia ricca di comicità e di tanti sentimenti, vari sentimenti. Alcuni sono veramente divertenti, altri momenti sono un po' più toccanti, si va un po' più in profondità nel rapporto di coppia. Però il pubblico accoglie molto bene questa ambivalenza dello spettacolo e ci sta dando molta soddisfazione. Con questi grandissimi attori che stanno con me, Fabio Avaro, Siddhartha Prestinari, Valentina Gradella, che è una scoperta per la prima volta al Manzoni, e la regia di Silvio, che non ci ha fatto crescere in questo teatro, a me e Fabio perlomeno. E quindi sono molto contento di tornare ancora una volta qui al Teatro Manzoni. Tu pensa che ogni volta che dice Fabio Avaro, grandissimo attore, io gli devo ciare 100 euro. Sto andando sotto in banca. È un bel contratto. Questo spettacolo. Allora, andiamo adesso a conoscere la pietra dello scandalo, perché qui c'è una pietra dello scandalo, possiamo definirla così. Valentina Gradella, Valentina che, come abbiamo detto, è la compagna del testimone di nozze che arriva in questa casa dove ne succedono in tutti i colori. Allora, io sono una ragazza di 20 anni, mi chiamo Linea nel testo e ovviamente sono molto giovane rispetto a loro. E si vede anche rispetto a me, si vede, anche, posso dire. Io ovviamente ovviamente io sono molto esuberante. E inizialmente inizio a creare un po' di difficoltà all'interno di questa scena che poi alla fine non si farà mai. Ovviamente credo ci sia anche da parte mia uno scontro generazionale, perché ovviamente io ho 20 anni, mi devo iniziare a parlare con delle persone comunque di 45. Ovviamente Lili si scontrerà sempre con me 24 ore su 24, però non importa. E nel secondo atto succede tanto, però ovviamente non possiamo dire, perché è cupo di teatro e come al solito arriverà a divertirvi ma anche a farvi pensare, come abbiamo detto. Allora, io così ho terminato questo nostro incontro, ringrazio i nostri amici attori, chiaramente invitiamo voi, il pubblico fino al 18 dicembre qui al Teatro Manzoni, un teatro dove io dico sempre è facile trovare posto e a Roma è vero. Una cosa rara. Prati a una certa ora si libera esatto, dai parcheggi. Esatto. Possiamo darvi un'improvvisata sì, al volo? Vai. Allora, chiunque chiamerà il botteghino del Teatro Manzoni tramite voi, dando appunto facendo campo riferimento di fiori, Radio Palcoscenico. A tutti voi, a Radio Palcoscenico, a Campo dei Fiori e a questa intervista, avrà una super riduzione dal botteghino, come se fosse appunto amici di compagnia, i nostri parenti e amici. L'ha detto e l'abbiamo registrato. Contro tutto ciò che vuol dire il mio cognome, contro la parola Avaro, siete nostri ospiti con una super riduzione. Io ringrazio allora Siddhartha Prestinari. Grazie a voi. Ringrazio Valentina Gradella. Grazie. Enzo Casertano. Grazie, grazie. E Fabio Avaro. Grazie e vi aspettiamo a teatro. Sandro Alessi, Radio Palcoscenico e Campo dei Fiori. Grazie.